Presidente Meloni, cosa fa? Presidente, mamma mia, un filo arrabbiata direi, Buonasera Presidente Meloni. La relazione finisce qui. Come parla? Come parla? No, che ha morte nera. Ah, ecco, perché è molto arrabbiata. Perché ho fatto l'ingresso con la morte nera. Sì, abbiamo capito. Mi fa dire una cosa al coso. Sì, a Gianbruno, Cosetto, sì. Ti ho lasciato le tue cose in strada. Vicino ai cassonetti della Monezza, tranquillo, tanto a Monezza non la portano via, c'è sta quartieri. Vabbè, dicevo, ti ho lasciato la piastra della Dyson, no? Sì. Sai la piastra per farti il ciuffo, ah, testa. Perché la usava? No, no. Poi rego la barba, la crema depilatoria e la carriola, Cosa? dei braccialetti che te porti dietro in quel cazzo di braccia, hai capito? Testa de senta, ciuffo. Io so pietra. Infatti l'ha scritto e anche su tutti quelli Twitter. Che mi vogliono scavare a goccia d'acqua, io so pietra. È pietra, e se tu e se voi e se loro chi? pensano di scavarmi con quella goccia d'acqua, Ma chi? Io il tapiro sì? ve lo infilo su per No. il fuorionda. Ah, ecco, sì, infatti ma ci faccio entrare pure il gabibbo nel fuorionda, avete capito? Avete capito? Fammi vedere. Allora, Meloni, dopo i fuori onda, la mia relazione con Gianbruno finisce qui. Chi sperava di indebolirmi ha sbagliato, perché so pietra. Allora, fratelli, L'ha mollato con un post su Facebook questa mattina alle 8:35. Alle 16:45 anche Mediaset gli ha detto: Andrea, ti devo parlare. Andrea Gianbruno, in accordo con Mediaset, ha deciso di autosospendersi. L'azienda sta valutando con attenzione i fatti. Cosa sta valutando? E se si era toccato prima un testicolo 1 e il testicolo 2? Comunque, la vera vittima è quel poveraccio che aveva appuntamento con la Meloni stamattina alle 9 a Palazzo Chigi. Se l'è magnato nel cappuccino, se l'è magnato. Vabbè, ragazzi, dai, alla Meloni restano ancora Dio e patria. 2 su 3, che cazzo, almeno non è cappotto. Comunque, a questo punto sembra chiaro che il divorzio fra Renzi e Calenda non sia più la notizia della settimana. Mi lasciate dire una... Giorgia, hai fatto bene, siamo tutti con te. Andrea Gianbruno, i nuovi fuori onda, io e Fran Granziana, che non sei, abbiamo una tresca, lo sa tutta Mediaset, facciamo frisson. Ma facciamo, che vuol dire facciamo una cosa a tre. Però adesso a lui per fare l'amore a tre gliene servono due. Come cazzo c'è? Io credo che i video e gli audio di Striscia la Notizia ormai li abbiate visti tutti, no? Erano ovunque, sui social, sui giornali online, sui siti di gossip, sui siti di politica. Mancava solo il display del navigatore in macchina e poi erano dappertutto. E quindi è con un certo orgoglio che dico che qui io sono l'unico stronzo sul pianeta che non può mostrarli perché dal Biscione non ci danno mai il permesso. Oggi io devo dire una cosa al governo, gliela dico qui o lì, qui, la dico qui. La dico qui perché al cellulare non mi risponde più il governo. Governo, amore mio, credimi, non è come sembra. Viviana è solo una collega. E sai come sono fatto io? Sono un istrione, certo, un po' guascone, no? A volte arrivo a essere cazzone. E a proposito di cazzone, direttore Senaldi, potrò sistemarmelo di tanto in tanto anch'io o no? Beh, naturalmente va sistemato. Nella scuola di giornalismo da cui proveniamo io e te, una delle prime cose che ti insegnano è Sì. proprio è controllare che sia sempre a destra. Vanno a spiegare a quei moralisti di sinistra che fanno tanto gli educati solo perché ce l'hanno piccolo così, che si confonde con i testicoli, no, Ma direttore? guarda, io mi ricordo che al Festival del giornalismo c'era un'usanza, no? Si faceva sempre il calcetto e facevamo noi giornalisti di Libero contro i cubani del manifesto, sai? Sì. Beh, dopo, quando eravamo tutti sotto la doccia, io Sì. pensavo che i comunisti avessero due testicoli e un brufolo centrale. Cioè, tu pensa come sono messi, no? Ecco perché su Rai 3 nessuno se lo mette mai a posto.
Gianbruno nuovo fuori onda per lavorare qui si scopa. Lo so, il giorno che riusciremo a sconfiggere il maschilismo in questo paese sarà solo quando la natura ci farà nascere tutti donne. Perché c'è un pensiero bestia dentro di noi, cavernicoli ingrifati, non so come definirmi, no? Cioè che non riusciamo a sradicarlo questo pensiero dentro i cavernicoli ingrifati. Fa effetto quando lo senti nei bar dopo la terza bottiglia di Barbera, ma fa ancora più effetto quando lo senti da un consigliere regionale della Lega. Lui è Fabiano Barbizan della Lega. Ok, che ha dichiarato, fammi vedere, signor regionale, le donne piacciono i ragazzi di colore, per quella dote lì sotto, espulso dalla Lega. Per fortuna subito dopo la Lega lo ha espulso. Bene. Ma è giusta l'espulsione? Uno così non deve stare in un partito, si merita almeno un programma tutto suo su Rete 4. Allora, fratelli, eravamo rimasti a lui, a Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo della Juve. Gli hanno chiesto come ci si sente quando si sbaglia l'acquisto di un giocatore e lui ha risposto così: come una fidanzata che non lava, cucina e stira. Cristiano Giuntoli, Cristiano solo di nome perché per il resto ha la stessa apertura mentale di un ayatollah, no? Buonasera. Uno Giuntoli. Compra un giocatore, sì, pensando che sia la fidanzata giusta. Non è un paragone proprio. Poi la porta fuori a scena, le guardi le mani. Cosa c'entrano? E pensi, ma la saprà fare ora la lavatrice con quelle unghie? No, ma non si deve, non è un ragionamento. Poi, gli osservi bene le mani, ti accorgi che non ha mai usato la vareghina. Va bene, meno male. È piegata a lavare, sai, sui trocoli. Sì, ma non devono le donne perché fare... Perché i dorsi delle mani non sono screpolati. È buon per lei, bene. Che è tipico delle donne che servono a qualcosa. No, servire non è un concetto ma che... Ma neanche, no. Vedi, le piccole bruciature. Ma chi se ne frega adesso... Cosate a schizzi d'olio durante la frittura. Vabbè, di pranzo. Ma meno male. Senta, non e può... E pensi, questo qua mi fa mangiare il tonno scatola. Sì, ma guardi che non è che la donna deve farla mangiare. E allora... Sì. Cosa? Inizia a tituare. Ma perché? Inizia a tituare. Ma e perché? E poi pensi, ma le pizze? Le pizze le ordina? O le farei impastando 36 ore prima? No. Per una corretta lievitazione subito dopo aver magari ridato il bianco alle pareti. Ma pure! Deve anche dare il bianco alle pareti. Vannacci si studia a Francavilla Fontana, libro omofobo e sessista fra i testi di educazione civica, sviluppa il pensiero critico. Vi rendete conto? Cioè Vannacci, ecco, mettere insieme nella stessa frase Vannacci ed educazione civica è come mettere insieme nella stessa riga Biden e senso dell'equilibrio. Uguale. Capisce perché nella provincia di Brindisi, sì, io vengo studiato nei licei al posto di Seneca. Si capisce poco. Pur essendo io un paracadutista. Cosa c'entra? Un paracadutista al quale una volta non si aprì il paracadute. Ma va. E diedi una testata su una lastra di marmo di Carrara. No, non ci credo, no. E dopo due giorni di coma, sono stato due giorni in coma. Solo? Dopo ebbi la rivelazione. Quale? Sul fatto che noi italiani, noi europei, noi occidentali... normali, e di nuovo normali, se cadiamo disgraziatamente sul marmo di Carrara moriamo, come minimo ci danno 35 punti di sutura senza arrivare al coma, ora dico. Sì, ma certo. Ma a differenza degli afroamericani come i Jackson 5, cosa c'entrano? Vede, i Jackson 5 hanno una capigliatura, aspetti che mi è caduto, vede, hanno una capigliatura riccia alta un metro, e quindi? Costoro se cadono sul marmo di Carrara a differenza di noi normali che ci danno i punti Cosa? Rimbalza. Ma non rimbalza. La smetta. Ma questo con non è normale. Ma quello che dice e adesso non lo è normale. Sanno, lo sanno anche gli studenti di Brindisi. Poveracci. Quelli che hanno i capelli come i Black Panther. Di nuovo. Pantere nere, vedi? Si chiamano pantere nere, si ricorda il movimento Black Panther? Anni 70, sì. Cioè sì. Animali. Ma no, ma si chiamavano. Che hanno capacità anormali. Cioè? Si chiamano come i felini. Ma no, ma sì, ma possono sono chiamarsi come i primati, tipo il gibbone malese. No. O il gorilla del Virunga, che in quanto animali non possono arrogarsi
alcun tipo di diritto, gli che è prerogativa degli umani normali. Allora, ecco, il Bob mi piace, il Bob ci piace. Zaia, la nuova pista da prova per la rilievo internazionale. E certo, aveva ragione lui, bravo Zaia. Infatti è già diventata una pista internazionale perché in Italia non ce l'abbiamo. E alle prossime Olimpiadi andiamo a St. Moritz. Ah, che meraviglia, più internazionale di così. Olimpiadi 2026, pista di Bob a St. Moritz, si risparmierà su Cortina, ma la figuraccia dell'Italia resta. Guardate che non è un brutto metodo, perché noi prima ci facciamo dare tanta crana, mica cara, tanta crana per le infrastrutture, poi se non riusciamo a fare la pista portiamo i Bob da un'altra parte, cazzo geniale. Peccato però che non se la siano bevuta. Smacco del CIO a Milano Cortina era sola candidata per i giochi giovanili 2028, ma l'assegnazione è slitta per manifesta incapacità. Cazzo, ci hanno sgamato. Buonasera, benvenuti a tutti. Se volete, potete cominciare con le domande, cominciamo con le domande. Buonasera Zaia. Isea. Parliamo della pista di Bob a Cortina che non si farà più. Certo, domanda importante. Can you look tower here, please? Chi è? Sta dicendo se te può guardare. Sì, ho capito, Bodin. C'è un cameraman che chiede di girarsi. Sono inglese. Why, sorry. I'm here, you look here. Ma, ho capito, look here. Ma la domanda viene da lì. Ma lasci perdere. Allora, se viene da lì, cosa fa? Se guardo qui here? Camera, non è normal. It's so normal. Ma perché polemizza col cameraman? Sì, if he, we, you. Mi fa la domanda di left, di sinistra. Non è che se posso guardare da destra. The right. Secondo lui quel come left. On the left. Yes, te prego. Vai. Niente, vai da chi così. Così. Cosa del quando mi parli in tafassa, perché quando mi parli in tafassa, mi te rispondo. Non te posso guardare da qua. E chi che fa la domanda di là? C'è un signore, io parlo con i signori, no, con te camera. Esatto, va bene. Non è normale, non è normale. Sì, va bene. È come guidare contromano, sciare in salita e cagare dalla bocca. Non te caghi dalla bocca. Ma perché fa queste cose? Allora, muoviti ancora un po', muoviti così, vanni, per carità, bravo, così. Sei la porta, tolte, go, bravo. Oh, boh, è uscito, dai. Sei liberato del camera. Allora, che qualche altra domanda? Presidente. Scarveri? Sì. Scaveri, vai. Scaveri, presidente, volevamo parlare della pista di Bob a Cortina. Appunto, gliel'ha già chiesta la domanda. Madonna, gas, è una fissazione però. È un tema importante. Allora, per favore, queste sono fitness. Cos'è? Intanto, cosa ha detto? Dimmi che mia. Cosa avrà detto? Fake news. Ah, fake news. Vabbè, voleva dire fake ragazzi. News. Dice che gli ho rovinato la vita. Ma scusami, Vincenzo, ma mi sopravvaluti. Non sono mica il PD. Buonasera. Buonasera, Presidente De Luca. Buonasera, Piano economico, programmatico, tecnico, titolo PTEP. Buonasera, sì. Cosa? No, non ho capito. Cos'è? Ha fatto ridere un po'. PTEP? No. Non ha fatto. No, no, ma cosa sta facendo? Non capiamo. Sì, vabbè, non è proprio questa risatona. Torino, qui a Milano. Allora, ho capito, adesso non cominci con Torino. Ma poi non mi deconcentro. Cosa sta facendo, però, scusi? Vediamo questo. Adempimento, misure, aree marine, mediterranee, territoriali, titolo, ammammata. Questo è bello. E questo io bevo. Questa, beva questa, questa è meglio, però... Rimane il fatto che non sappiamo cosa stia facendo. Poi... Mi lasci consultare l'agenda, sì, ma, per ma favore. Ma cosa sta facendo? Ah, sì. Cosa sì, sta, sì, esattamente, sì, cosa, sì. Cosa scrive, cosa fa? Cosa fa? A reazione a catena da Liorni, sì. No, ma cosa sta facendo? Niente, dobbiamo aspettare che ci dica cosa sta scrivendo il monologo. La ma quale monologo? Ma quale? E lei mi trova qui per puro caso. Sì. Per il prossimo mio intervento che farò. Mi lasci vedere l'agenda, per favore? Sì, scusi, va bene, io perché non sappiamo, abbiamo capito che deve scrivere un monologo. Io sono in tournée praticamente permanente. Ah, certo, guardi i suoi impegni. Feste dell'Unità, sì. Convegni d'estate giornalistiche, G8, NATO, ONU, Angelus. Ma che Angelus, dai, adesso dai. Buonasera e benvenuti a Il Mentana, che vorrei, il TG che racconta un'Italia,
un'Europa, un mondo che, citando Elio e le storie tese, esistono solo nel boschetto della mia fantasia. C'è un fottio di cose belle inventate da me. Protesta degli arbitri di calcio sotto la sede dell'UEFA all'urlo di disonestà, disonestà, ridateci il lavoro. Da quando l'onestà dei calciatori si è diffusa in tutta l'Europa, non servono evidentemente più gli arbitri. Ieri, durante Newcastle-Juventus, si è sentito questo dialogo tra Tonali e Fagioli. Dai, batti il rigore, ti prego, guarda che ti ho fatto fallo. E Fagioli: sì, ma ho simulato un po'. Tranquillo, ma me lo merito. No, non riesco a tirare, ho un senso di colpa devastante. La partita è finita dopo 5 ore, minuti giocati effettivi 3, minuti passati a scusarsi 297.